Buongiorno. Allora, la situazione all'orecchio non l'ho risolta ancora. Questo vlog è iniziato abbastanza tardi. Abbiamo già, perché comunque ieri mattina mi sono svegliata presto e ieri sera sono andata a letto tardi, appunto. Stamattina mi sono svegliata a mezzogiorno, se non mi sbaglio. Abbiamo già mangiato, adesso stiamo andando in banca, perché appunto, come sapete, abbiamo un conto insieme. Sperando di farci, scusate ma ho anche il fiatone, sperando di farcela arrivare e poi dobbiamo andare a fare un pochino di spesa. Comunque posso vedere un attimo, perché non so se ce la faremo ad arrivare. Incrociamo le dita. Sto andando al lavoro, poi in banca, non ce l'abbiamo fatta ad andare, nel senso che quando siamo arrivati era chiusa. Quindi poi siamo andati a fare la spesa, ci siamo tornati dopo in banca, poi siamo arrivati a casa, abbiamo fatto merenda e noi ci siamo messi a guardare il film di Amy Winehouse, praticamente. Infatti vi avevo detto che avevo comprato il DVD e ora ho comprato appunto come DVD. E siccome mia mamma era già andata a vederlo al cinema quando uscì, io ancora non l'avevo visto, volevo vederlo, allora mi sono fatta comprare appunto il DVD come avevo già detto e me lo sono guardato. E devo dire che mi è piaciuto come film, però una cosa la devo dire, lei ha passato una vita proprio di punti e puntini. La sua infanzia non è stata delle migliori. I genitori separati, succede a tutti, però beveva come nomane, cavolo, così giovane, cioè è morta giovanissima, veramente giovanissima, solo pensare che è morta, perché comunque lei era, io l'ascoltavo come cantante, cioè non ascoltavo proprio tutte le sue canzoni, però alcune mi piaceva anche come cantante, la sua voce, proprio lei. A me piaceva, molto, cioè veramente, solo pensare che lei non c'è più mi rattristisce tantissimo, veramente. Non mi aspettavo una cosa del genere. Comunque stasera, quando torno a casa, mi guardo Fast and Furious 8 insieme al mio ragazzo. Abbiamo praticamente tutti di Fast and Furious, infatti ora poi dovrò riprendere dei DVD che avevo lasciato al mio collega della saga di Twilight, perché anche quelli li ho tutti, veramente. Veramente, veramente tutti. Anche quelli sono una saga che a me piace veramente tanto. Infatti ho letto il primo libro e ho iniziato a leggere il secondo, però poi ho detto, ma a me leggere non mi piace nemmeno tanto, quindi ho detto, no vabbè, lascio perdere e mi guardo direttamente i film. Per la macchina ancora non so che cosa bene, che cosa fare, nel senso che ci sto pensando. Comunque c'è una novità, diventiamo genitori, non che io sia incinta, no, quello no, però prendiamo un cucciolino di Rottweiler. Abbiamo deciso, cioè nel senso, allora il mio ragazzo voleva un cucciolo di Rottweiler, però io non volevo, cioè io lo volevo piccolo. Però poi ho cambiato idea e appunto abbiamo trovato questa famiglia, insomma, che gli ha fatto fare la cucciolata alla cagnolina e appunto hanno fatto cucciolini. E ora mi dovrebbe contattare la figlia di questa signora, però con il fatto che sono al lavoro, quindi mi manderà un messaggio, poi la chiamerò io domattina, se vuole. Così vediamo se riusciamo a contrattare la cosa, poi forse in settimana andrò a vederlo. È veramente stupendo, però mi sono innamorata, infatti la signora mi aveva già mandato due foto e un video, mi sono innamorata tanto. Comunque adesso vediamo anche un attimo, perché comunque sì, sono sempre tanti soldi, però insomma adesso vediamo un po', perché con il fatto anche che noi stiamo in un condominio, poi avremo magari qualche problema per farcelo guardare da mia mamma o mi socia, insomma ora vediamo anche un po'. Forse per me io lo prenderei subito. Comunque adesso andiamo al lavoro,
se no faccio anche tardi, vabbè, pure è vero che entro fra un'ora, però comunque andiamo. Sono appena arrivata a casa, poi prima quando stavo andando a lavoro, che appunto ero in macchina e avevo detto andavo a lavorare, mi ero dimenticata anche la divisa a casa e quindi sono arrivata qua, poco più avanti qua. Quindi ho chiamato il mio ragazzo e ho detto: amore, guarda, preparami la divisa che me la sono scordata. Infatti me l'ha preparata, non so se la faccio apposta, no. Me l'ha preparata, sono tornata indietro, l'ho presa e poi sono andata di corsa al lavoro. Anche se sono arrivata comunque mezz'ora prima, pensavo di fare più tardi, anche perché ci sono i lavori qui vicino casa, quindi pensavo di fare più tardi. Invece no, comunque sono arrivata a casa, adesso vado su, mangio e poi mi metto il pigiama e vado, entro nel letto e guardo la TV, vediamo un po' cosa c'è, il programma, perché non lo so cosa c'è stasera. E niente, io vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!